Sono Rosellini Stefano, sono presidente dell'Academy Tau da 2 anni. Sono molto contento di avere questo compito e questo ruolo e il nostro obiettivo è sempre di migliorare e fare sempre meglio. Infatti quest'anno abbiamo puntato a un nuovo rinnovo nel classe dirigente, negli allenatori, per dare un servizio in più ai nostri ragazzi che, diciamo, l'anno scorso siamo arrivati su 150-160, quest'anno vogliamo vedere di arrivare ancora più numericamente e anche dare una qualità maggiore di quella che finora hanno ricevuto, ma premetto, ottima lo stesso, ma vogliamo fare sempre qualcosa di più e sempre qualcosa di meglio. Responsabile della società Academy Tau, una società che è stata fondata insieme al Tau Calcio per dare la possibilità a tutti i ragazzi che vogliono l'attività sportiva di praticare lo sport senza problemi. Questa società ha tutti i bimbi nati dal 2005 fino al 2010-2011 che svolgono un'attività durante la settimana, tutti si possono iscrivere senza nessun requisito particolare. Ci sono gli istruttori, i bimbi sono divisi in diversi gruppi, proprio perché secondo le loro capacità hanno più necessità di quelli magari di gruppi omogenei e quindi ci sono più istruttori proprio per cercare di migliorare le qualità di questi ragazzi. Poi, dopodiché, verranno visionati anche dagli istruttori del Tau Calcio, della società madre, diciamo, verranno visionati e quei bimbi che per caratteristiche, per loro qualità sono migliorati, senz'altro verranno portati al Tau Calcio per continuare l'attività, diciamo, quello che è l'attività nel quadro Inter, così si può definire. E sono da quest'anno responsabile tecnico qui al Tau Academy. Responsabile nel senso che praticamente mi occuperò di tutto il lavoro sul campo, di coordinare il lavoro degli allenatori e quindi mi hanno dato l'incarico di coordinare il lavoro tecnico per far sì di portare più ragazzi possibile nel centro di formazione. Quindi abbiamo cercato di ristrutturare tutto quello che riguarda l'organico allenatori, inserendo una figura dei preparatori atletici, inserendo la figura del preparatore dei portieri, cioè cercando di riqualificare un'academy e di renderla una parte affiliata, ma con un'importanza notevole.